Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per la base di brownie ho sbattuto nella planetaria le uova e lo zucchero senza montarli. Nel frattempo ho unito il cioccolato e il burro fusi e li ho versati nella ciotola. Ho ottenuto un composto omogeneo, ho setacciato nella ciotola anche la farina, il cacao amaro in polvere e il lievito, amalgamando il tutto. Ho versato l'impasto nella tortiera imburrata e infarinata, ho livellato la superficie e ho infornato in forno statico a 175 gradi per 25 minuti. Una volta raffreddata la base, ho ripulito i bordi della tortiera, li ho rivestiti con una striscia di acetato e ho riposizionato il fondo con i brownies al suo interno. A questo punto ho preparato la crema al cocco mischiando insieme in una ciotola la farina di cocco, il latte condensato e la crema di cocco. Ho versato il composto sulla base di brownie, ho livellato la superficie e ho messo a raffreddare in frigorifero per almeno mezz'ora. Per la ganache ho portato a bollore la panna fresca in un pentolino e ci ho aggiunto il cioccolato fondente fuso. Ho mescolato e ho aggiunto il burro freddo facendolo sciogliere. Ho trasferito 100 g del composto ottenuto in una sacca poche per la decorazione finale e ho lasciato rassodare per altre 2-3 ore in frigorifero. Per la decorazione ho realizzato qualche spuntoncino sulla superficie della torta con la ganache tenuta da parte e vi ho adagiato sopra delle fette sottili di cocco fresco facendole aderire. La mia torta cocco e cioccolato